Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89 e oggi vorrei darvi dei consigli pratici su come migliorare ai giochi FPS, ai giochi sparatutto. Ma ti faccio vedere come si gioca, guarda qua. Dai. Ma porca troia! No, vabbè, è lag. Sì, ma aspetta un attimo. Dai. Ma che mouse di merda! Ma porca di quella puttana Sì, maledetta! ma non partire così. Ah, ma ti faccio vedere. Ma dai, ma la tastiera si incastra, ma che cazzo, ma vaffanculo. Primo consiglio è quello più semplice: non dovete mai essere precipitosi quando giocate, valutate bene ogni situazione prima di agire. Non potete giocare andando a caso, andando a naso, così come capita. No, ogni cosa va fatta con una regola ben precisa in mente, una meta almeno, perché non si può giocare così a caso, non esiste. Allora, vai dritto. Destra, 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 Destra? destra. No, questa è la sinistra, aspetta. Destra, Destra, la mia destra, destra. Ma dove Sì, stiamo sinistra, andando? sì, gira a sinistra, Sì. Ok, dritto, sei arrivato, sei arrivato. Scusa, ma Lo sfondo, lo sfondo. quante volte ci hai giocato a sto gioco tu? Una. Una regola direi fondamentale per poter giocare bene a qualsiasi gioco FPS è conoscere bene, benissimo le mappe di gioco, perché se non le conoscete diventa un problema, non sapete dove andare, nel senso giocarci prima magari con i bot, imparare tutti i vari percorsi che ci sono per arrivare agli oggetti che servono per vincere gli scudi, le armi più potenti, quello è essenziale. Sì, amore, tu lo sai che ti amo tanto. No, non gioco. Dai, adesso devo andare. Ciao. Te lo fai un doppio Street Fighter? Sì, tanto una mano ce l'ho libera. Ragazzi, quando siete in gioco, siete concentrati e vi state impegnando per vincere, no? È ovvio che non dovete farvi distrarre da nessuna cosa al mondo. Non dovete distogliere lo sguardo dallo schermo neanche per mezzo secondo. Dovete rimanere concentrati, quindi niente cazzate in mezzo, non so, persone che vi distraggano, rumori strani, telefono, altre cose varie. Tu, silenzio totale, concentrati sulla partita e basta. Madonna, quanto faccio cagare a sto gioco! E dai! Puttana Eva! Non è per me, non è per me! Non è per me, quella puttana di mammita! Non è per me sto gioco! Un'altra regola fondamentale è che in gioco va mantenuta una certa calma. Non fatevi prendere dall'ansia o dalla paura di magari non farcela. Dovete avere sempre e comunque fiducia in voi stessi, fiducia nella vostra abilità, nel vostro livello. Se voi avete pensato di potercela fare, molto probabilmente ce la farete. Quindi dovete tirare fuori quello che è la vostra grinta, il grido di battaglia, perché tanto voi no, siete superiori all'avversario. Non lasciatevi trascinare dall'ira, dall'incazzatura, perché non serve ad altro che farvi distrarre, come ho detto prima, quindi dai, mai incazzarsi durante il gioco. In qualsiasi FPS ci sono più o meno armi da usare, almeno in quegli arena ci sono tipo dai 8, 12 o anche più armi. Quindi questo arsenale che avete a vostra disposizione va usato seguendo delle determinate linee guida. Cosa vuol dire? Che se uno è lontano, non so, forse sarà più opportuno utilizzare una mitragliatrice oppure un fucile da cecchino se siete in alto, l'avversario dista a qualche centinaio di metri. Similmente, se un avversario è a media o a corta distanza, conviene un fucile o un'arma a corto raggio. Queste cose dovrebbero essere scontate, ma ahimè, ho visto sbagliare queste regole qui troppe volte. Le armi vanno usate a seconda della situazione, ragazzi. Dai, vai tu che io rimango qua in difesa. No, vai tu. Io in difesa me la cavo meglio, vai tu. Resto qui, ti ho detto, vai tu. Vai. Oh. No, dai, io in attacco non ci vado, vaffanculo, vai tu. Forza. Secondo la mia esperienza personale, durante almeno le partite a squadre, bisogna avere una certa iniziativa, se siete caposquadra soprattutto, ovviamente. Non è che potete stare lì a grattarvi, a dire, ma che ne so, io vado là, tu vai là, poi non so, faremo qualcosa. No, dovete avere iniziativa e un piano ben chiaro in testa per poter farcela. Se state giocando, che ne so, a cattura bandiera o a doppia dominazione, avete bisogno di uno che attacca, però anche qualcuno che sta in difesa, no? Datevi dei ruoli. Non potete fare a casaccio, quindi iniziativa, regolamentare chi fa cosa, questo porta al successo, altrimenti fallirai miserabilmente. Ma che cazzo vuole questo? Una barzelletta. No,
Ma fa morire, ma vaffanculo. Ma ha fatto pure morire, ma vaffanculo, va. Un errore grosso che ho visto fare da moltissime persone è prestare fin troppa attenzione alla chat di gioco. Cioè, la gente scrive stronzate. Non c'è bisogno di guardarle, leggere o tantomeno scriverle. Quindi io, se possibile, lo disattiverei del tutto, la chat in gioco scritto, perché non serve a un cazzo. E chi lo usa veramente non fa altro che sfavarsi la tattica e sta lì a grattarsi a perdere tempo e finirà per diventare carne da macello, inevitabilmente. Una regola, direi, fondamentale di qualsiasi gioco, ma qui usciamo anche dall'ambito dei first person shooter, ma riguarda tutti i giochi in genere, credo più o meno tutti, quello di sfruttare al massimo l'audio. Se voi riuscite a sfruttare l'audio in un first person shooter come Serious Sam, riuscirete ad individuare meglio gli avversari, dove saranno, che armi avranno, perché spesso le armi hanno dei suoni specifici, come Unreal Tournament, non so, ogni arma ha un suono suo, oppure i passi, anche l'andatura del nemico, se i passi sono più forti li senti, significa che il nemico è più vicino a voi, oppure appunto se usate le cuffie per sentire meglio vi renderete conto che se il nemico si sta avvicinando da dietro, davanti, destra o sinistra. Questo è un aiuto non di non poco conto, ma è un aiuto che spesso vale ancora di più di quello visivo, perché riuscirete spesso ad intercettare il vostro nemico prima ancora di vederlo, e questa è una regola che, se non seguita, porta al fallimento totale. Ormai conosco tutte le mappe di sto gioco, guarda, ce l'ho in pugno, è una stronzata. Guarda qua. Cioè, sei pro praticamente. Madonna. Ma da quant'è che ce l'hai? L'ho scaricato da 20 minuti. Ragazzi, queste sono soltanto delle regole di base, però il fulcro del discorso è che per diventare realmente abili a un qualsivoglia gioco occorre dedicazione, tempo, voglia, insomma, di riuscirci, e anche abbastanza intelligenza, insomma. Bisogna sapersi dedicare a un gioco per diverse ore al giorno, perché soltanto così riuscirete a perfezionare il vostro gameplay e le vostre abilità. Per poter farcela sempre, vincere sempre in ogni circostanza, insomma, richiede costanza, voglia, allenamento. Il gioco vi deve piacere, dovete giocarci per diverse ore al giorno, altrimenti gli avversari vi faranno il mazzo, inutile dire. Quindi dovete essere pronti a dedicarvi al gioco dove avete intenzione di fare strada, insomma. Quindi sì, seguite questi consigli di base e avrete sicuramente una marcia in più del vostro avversario. Io sono Zeb89, mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale, che è Zeb89 Ace Gamer, e ci vediamo al prossimo video.